Dipartimento, non potevo che cominciare così, evidentemente, perché abbiamo deciso di dare questo titolo a questa giornata di accoglienza alle matricole, altrove nota come Welcome Day, ma noi abbiamo deciso invece di intitolarla Benvenuti in Dipartimento. Passo subito la parola al direttore, professor Sandro Staiano, che è qui e ha il piacere di salutare tutte e tutti voi. Grazie. Sì, il mio è un benvenuto per alcuni fattuale, per quelli che si sono già deciso di iscriversi, e per altro ipotetico, nel senso che alcuni di voi sono qui anche per capire se si vogliono iscrivere. Noi questo naturalmente lo sappiamo e tendiamo all'incoraggiamento. Voi qua siete nella Federico II, nella facoltà giuridica, che ha una grandissima tradizione nel cuore degli studi umanistici. Gli studi di giurisprudenza sono nel cuore degli studi umanistici. Nel cuore degli studi di giurisprudenza c'è la facoltà giuridica della Federico II, quindi siete nel cuore del cuore, se vorrete esserlo naturalmente. Questi studi, che verranno illustrati nel dettaglio dai miei colleghi sulla base delle considerazioni che attengono specificamente ai settori scientifico-disciplinari, hanno qui da noi una grande tradizione, intendendo per tradizione ciò che va inteso, e cioè il fatto che la tradizione che noi custodiamo è molto antica, perché noi abbiamo 800 anni di vita. Vi sembrerà strano, ma insomma noi ne traiamo molto orgoglio, ne portiamo l'orgoglio di questa nostra grandissima tradizione, ma la tradizione è ciò che rimane nell'oggi, ciò che viene attuale nell'oggi, traendo appunto dalle nostre più antiche radici. La tradizione non ha senso se è antiquariato. Noi non facciamo antiquariato, ma custodiamo la nostra tradizione antichissima, che naturalmente ci viene molto invidiata e dalla quale ci portano rancore, soprattutto in questi tempi più recenti di calamitosa contrapposizione fra nord e sud in questo paese. E noi siamo di questa tradizione molto fieri e, vi ripeto, molto orgogliosi, e intendiamo rinnovarne i fasti attraverso anche l'innovazione. Infatti voi capitate in un momento nel quale la facoltà giuridica, io la chiamo ancora così, mi perdonerete, ma vi confesso che si tratta di una imprecisione, noi siamo un dipartimento in senso tecnico giuridico, però siamo stati sempre una facoltà, e appunto quanto a custodire la tradizione, questa denominazione mi piace di più, mi perdonerete se indulgo ad un uso improprio della denominazione. Quindi la nostra facoltà si trova adesso in una fase nella quale, intendendo attingere dalla forza della propria tradizione, è anche chiamata, sta svolgendo una grande opera di innovazione, di percorsi. Non riguarda questo direttamente voi vi state iscrivendo in un anno nel quale il consolidato ancora prevale, però questa innovazione vi riguarderà, perché poi avremo modo di confrontarci su di essa. Abbiamo differenziato i percorsi, abbiamo fatto un notevole sforzo innovativo di riflessione che nella fase della messa in opera partirà l'anno prossimo, ma molti di voi che si iscriveranno a questa facoltà potranno poi, attraverso dei meccanismi che i miei più bravi colleghi studieranno in via transitoria, anche poter fruire di questa innovazione. Adesso non è possibile, adesso voi vi iscrivete ad un percorso che è unico, poi potrete anche invece guardare a quello che abbiamo fatto, all'innovazione che abbiamo compiuto. Aggiungo che sempre nella fase più recente, qua vedete ci sono colleghi più anziani, alcuni perfino più anziani di me, poi ci sono dei colleghi invece prevalentemente più giovani, e quindi loro hanno adesso, nel loro grande entusiasmo,
anche costruito delle forme di o incentivato o anche incrementato delle forme di partecipazione, di formazione agli studi, anche di circolazione su scala europea. Noi abbiamo un Erasmus molto consolidato qui, del quale forse qualcuno vorrà fruire, e poi abbiamo anche sperimentato per la prima volta da quest'anno un collegamento, un rapporto con le sedi nelle quali e con i soggetti nei quali possono trovare sbocco professionale i nostri laureati. Credo che queste forme potranno anche interessarvi nel corso della vostra formazione, non soltanto alla fine della vostra formazione, per fare degli stage, in studi professionali, in sedi della produzione, e noi intendiamo seguirvi anche in questa fase, come è giusto che sia in un mondo molto arruffato, in cui molte cose cambiano e in cui occorre che i giovani abbiano una prospettiva concreta di collocazione nel mondo del lavoro. Anche questo sforzo ne stiamo facendo, che è anch'esso un modo di innovazione. Questo è quello che noi abbiamo di fronte a noi in termini generali. Siamo poi evidentemente una comunità, non soltanto una sede nella quale c'è un'offerta didattica. Siamo anche una comunità, e in questa comunità, alla quale tutti quanti partecipiamo a diverso titolo e con diversa funzione, tuttavia di questa comunità noi conserviamo il carattere di organicità, le modalità della partecipazione. Voi siete molto numerosi, ma ciò nonostante noi cerchiamo di organizzarci affinché l'appartenenza a questa comunità da ciascuno di voi possa essere sentita in concreto. E quindi il mio invito è quello sempre di partecipare a tutte le occasioni di confronto diretto che queste università territoriali offrono. Sono delle occasioni non sostituibili, non ripetibili. Anche per voi che siete dei digitali, dei nativi digitali, è vero, ma in realtà il rapporto in presenza, la relazione fisica con i docenti, con i colleghi, in un contesto in cui si possa avere uno scambio diretto di esperienze, un colloquio, ebbene tutto questo è insostituibile, nessun collegamento digitale lo potrà mai surrogare. E noi vi invitiamo dunque a partecipare. Noi siamo qui perché voi siete la nostra missione e siete al centro del nostro impegno. Siete la nostra ragione di essere, gli studenti, e la formazione che vi dobbiamo, che dobbiamo impartirvi, che però non è soltanto una formazione tecnica, ma anche una formazione civile come compimento del vostro percorso di studi. E quindi io vi do il benvenuto a quelli che hanno già deciso di iscriversi, do il benvenuto virtuale, potenziale, a quelli che forse si iscriveranno e che stanno decidendo se iscriversi, quindi sono venuti a assaggiare, come stanno assaggiando magari in altre direzioni, la loro vocazione, e faremo, per quelli che staranno con noi, un lavoro molto impegnativo insieme. Non è un percorso facile. Non è un percorso facile, non è un percorso in cui voi sarete facilitati, nel senso che noi abbasseremo l'asticella della formazione. È un percorso molto impegnativo quello al quale sarete chiamati, in alcuni casi anche un percorso particolarmente intenso per alcune scelte che potrete fare, formative che potrete fare. Noi però vi possiamo assicurare questo, che creeremo tutte le condizioni, per quanto è nel nostro potere, per fare sì che questo percorso voi lo possiate affrontare senza semplificazioni, ma creando le condizioni obiettive affinché ce la possiate fare tutti. Vi ringrazio.